Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Birre industriali spacciate per artigianali, sequestrate a Pesaro 1 milione di etichette. Lavori volontari in cambio di sconti e sgravi fiscali, approvata la mozione dal Consiglio Comunale di Saltara. Nel periodo estivo aumenta il consumo di frutta e verdura, noi abbiamo sentito un'esperta che ci ha dato qualche consiglio. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con un'operazione portata a termine dal Corpo Forestale di Pesaro e Urbino che ha scoperto il commercio di falsa birra artigianale. 13 tipologie di birre industriali spacciate per artigianali. Il consumatore era così convinto di acquistare una bevanda prodotta in quantitativi limitati e con metodi manuali. La frode delle false birre nella grande distribuzione organizzata è stata smascherata dal Corpo Forestale di Pesaro e Urbino. Le indagini invece coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo hanno portato all'emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari su oltre 1 milione di etichette fraudolente che sarebbero state apposte con probabilità su birre industriali in vendita su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. La Forestale ha precisato che i prodotti commercializzati sono genuini e non pericolosi. La grande distribuzione organizzata non è coinvolta, ma la condotta dei produttori e dei confezionatori delle etichette non solo è una pubblicità ingannevole e concorrenza sleale, ma integra il reato di frode nell'esercizio del commercio che prevede la pena della reclusione o della multa per chi consegna all'acquirente una cosa per origine, provenienza o qualità diversa da quella pattuita o dichiarata. Intanto continua la campagna di controllo da parte del corpo che ha posto finora sotto la lente di ingrandimento una trentina di birre artigianali, prevedendo possibili ulteriori sanzioni anche di carattere amministrativo per l'uso illecito della denominazione di vendita di birra artigianale. La polizia invece ha scoperto l'autore di un furto che è stato messo a segno il 27 giugno scorso in un magazzino di proprietà dell'Hauser di Urbino. I filmati del circuito di videosorveglianza hanno permesso di risalire in breve tempo ad un trentenne italiano residente a Fermignano che aveva poi rivenduto il materiale rubato a 3 cittadini albanesi residenti anch'essi in zona Fermignano. I successivi controlli effettuati nelle loro abitazioni hanno consentito di recuperare tutte le attrezzature sottratte, come un tagliaerba, 2 decespugliatori e un tagliasepi per un valore complessivo di oltre 2.000 euro. Il trentenne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, mentre i 3 albanesi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Da oggi fino al 15 di settembre aumenta la vigilanza e la prevenzione per gli incendi boschivi nel territorio della riserva naturale statale Gola del Furlo, un'area protetta gestita dalla provincia di Pesaro e Urbino. Il presidente Daniele Tagliolini ha approvato infatti un protocollo d'intesa con i comuni di Acqualagna, Fermignano e Cagli che operano sul territorio della riserva attraverso i gruppi di protezione civile. E nel comune di Saltara i cittadini che metteranno a disposizione in modo volontario la propria professionalità riceveranno in cambio sconti e sgravi fiscali. Il Consiglio Comunale di Saltara ha approvato all'unanimità una mozione del Movimento 5 Stelle che pone le basi per l'istituzione di un albo di volontari. Qui verranno elencati i cittadini che si rendono attivi e mettono a disposizione dell'intera comunità la propria professionalità e competenza, ricevendo in cambio sconti e sgravi su alcuni tributi come la Tari, la Tasi o l'Imu. Viene da un decreto noto che si chiama Sblocca Italia del 2014, che prevede la possibilità per cittadini singoli o associati, per cui o persone singole oppure associazioni, di presentare progetti ai comuni per la cura del verde, del territorio, eccetera. Questa è la questione, con una premialità minima che viene data, con la riduzione degli imposti, anche perché se un gruppo di cittadini mi tiene
in ordine un giardino, il comune deve pagare meno ovviamente per fare lavori, per cui può anche dare degli sgravi fiscali. Chiunque, purché residente nel comune di Saltara, potrà aderire al progetto ed iscriversi all'albo dei volontari. A quel punto, se si avrà bisogno di un elettricista per ripristinare un quadro elettrico o di un falegname che rimetta in buono stato le panchine del parco e i giochi per bambini, o ancora di un maggior numero di persone per tagliare l'erba del quartiere e ripulire i fossi, verrà richiesto l'aiuto ai cittadini iscritti. Adesso noi, appena approvato il regolamento, faremo una comunicazione per cui i cittadini, ripeto, singoli o associati o in gruppi, in associazione eccetera, potranno presentare dei progetti su alcuni giardini, alcune cose, alcune aree verdi eccetera. Il comune ovviamente sarà interessato a fare in modo che questa cosa parta prima possibile. E nel periodo estivo aumenta il consumo di frutta e verdura. Noi abbiamo sentito il parere di un'esperta che ci dà qualche consiglio su quali consumare e ci dice anche il perché in questo servizio di Lino Balestra. Con l'arrivo dell'estate le temperature salgono e gli esperti ci invitano a consumare frutta e verdura di stagione per prepararci ad affrontare le giornate afose che ci aspettano nel prossimo futuro. Un maggior consumo di frutta e verdura è fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l'organismo in efficienza e combattere i tanto temuti radicali liberi da esposizione solare. La frutta è importante comunque mangiarla tutta e variare il più possibile. La cosa interessante è che i frutti di bosco, che normalmente vengono mangiati solo come dessert, invece sono importanti per proteggere le pareti dei capillari, che proprio in questo periodo per il caldo vengono messi un po' sotto stress. E quindi i frutti di bosco, specialmente i mirtilli, consumati anche magari insieme a uno yogurt, proprio per finire il pasto in dolcezza, aiutano a contrastare, diciamo, anche i gonfiori delle gambe, proprio perché aiutano la circolazione venosa periferica. Siamo davanti a un banco di frutta e verdura. La frutta e la verdura la comprate voi? Certo! Come no? Io invece del secondo mi mangio un mezzo chilo di ciliegie. Signora, la frutta e la verdura nella sua tavola c'è o non manca mai? No, c'è. Sì, quasi sempre. Cosa le piace di più? Pesche, albicocche, meloni. La frutta di stagione? La frutta di stagione sempre, ciliegie. Aiuta a combattere un po' il caldo? Sì. Da sollievo. Sì. Il mercato cosa offre in questo momento come, diciamo, stagionalità? Abbiamo delle bellissime ciliegie, delle albicocche proprio succose, pesche, nettarine, pesche saturnine, banane. Abbiamo ancora qualcosa di mele, diciamo, il finale delle mele, sempre buone, ma sulla finale degli ottimi meloni e sta bocciando proprio il cocomero. Il cocomero nella sua stagionalità. Il costo può essere un problema alle volte? Ma no, i prezzi stanno cominciando a calare, insomma, a mettersi nella linea giusta di mercato che è oggi, insomma. Frutta e verdura d'estate non devono mancare mai. No, assolutamente, però sono molto cari. Però insomma la salute è importante, sì. Dicono che almeno 3 portate di frutta e di verdura al giorno ci vogliono. Assolutamente sì. Frutta, pesce e verdura. E anche il caldo un po'. Sì, quello fa, quindi bisogna sicuramente alimentarsi in maniera sana e corretta. Per regolarci su tempi e quantità bisogna rifarsi alla regola aurea del 5. 2 porzioni di verdura e almeno 3 di frutta al giorno. D'estate frutta e verdura dovrebbero essere, no, sì, il top, sì. Ma li comprano, li acquistano? Sì, molto meno degli anni passati, la gente sta molto attenta al prezzo, però sì. Si mangia frutta e verdura fresca d'estate. Resta lo scoglio dei bambini che sappiamo non essere proprio dei fans di questi alimenti, ma piccoli consigli possono aiutare. Allora, innanzitutto bisogna cicchettare un pochettino i genitori, perché i bambini vanno molto ad imitazione, quindi i genitori devono mangiare le verdure e i bambini li imiteranno sicuramente. Ma si possono anche aiutare a consumare più verdure, magari facendo delle polpettine di verdure, anche magari tipo un pesto di zucchine utilizzato per condire la pasta. Quindi non sempre le solite verdure fatte come si mangiano da adulti, ma proprio un pochettino un gioco. E poi farsi anche aiutare in cucina a preparare piatti a base di verdure, anche zucchine ripiene ad esempio, così si abitua un po' al gusto a queste verdure. Ma nonostante tutto rimane sempre qualcuno a cui proprio non va giù. Bisogna dirlo al
microbi. Io non mangio la frutta, però anche la io mangio la verdura. Ah, almeno la verdura la mangi però. Sì. Nata 10 anni fa in Romagna, la Notte Rosa quest'anno coinvolgerà 7 località marchigiane. A tingersi di rosa sarà anche la città di Fano. Vediamo allora quali sono gli eventi organizzati per venerdì 3 luglio. Ci siamo con una bella notte tutta fanese, d'altronde la Notte Rosa nella strategia, chiaramente è un format che viene da Rimini, molto famoso, ha questa ricchezza che ogni territorio mette le sue peculiarità, non bisogna scimmiottare gli eventi degli altri. Fano si presenta con la Notte della Risata, San Costanzo Show sarà l'evento clou dell'anfiteatro Rastad, e ci saranno anche altre cose, per esempio facciamo un concerto col pianista Mariani all'alba a Fosso Seiore, quindi che unisce sia la città di Pesaro che di Fano, e quindi bisognerà tirare tardi fino alle 5 di mattina. Io consiglio una biciclettata per quelli più forti, perché sarà molto suggestivo all'alba il pianista esperto in concerti nella natura. Poi ci sarà anche a Torrette un'ospitalità per bambini, quindi con il comitato di Torrette Promotion sono preoccupati di organizzare un'offerta che magari da altre parti non c'è per le famiglie. Al Lido ci saranno i fuochi pirotecnici alle 24, ora X che scatta su tutta la costa, quindi dal moletto dell'Arzilla partiranno i fuochi pirotecnici, e poi ci sarà ovviamente un'organizzazione di un evento musicale nel palco centrale del Lido, quindi anche il Lido la sua proposta insieme a quello che faranno gli altri esercenti. Nel centro storico ci sarà la Rossini, l'orchestra Rossini alla nuova Corte Sant'Arcangelo, che farà un concerto dedicato di fatto all'opera, ma soprattutto alle interpretazioni femminili dell'opera. Al Pincio ci sarà Republic con i suoi 4 concerti, 4 gruppi molto importanti del mondo giovanile. In piazza ci saranno i Camaleonti col Comitato Centro, più tante altre iniziative che gli esercenti metteranno in campo, dagli aperitivi rosa e da quello che vari ristoratori stanno facendo. Insomma, questo è un po' l'offerta di Fano. Il Comune di Fano sta distribuendo nei vari punti turistici della città oltre 10.000 pieghevoli con l'elenco degli eventi previsti da luglio fino a novembre 2015. Invece, sempre per quanto riguarda la Notte Rosa, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine dalle ore 20 del venerdì alle 6 di sabato. Allo stesso modo si dispone il divieto di detenzione di bevande negli stessi contenitori all'interno dei luoghi della festa. Le sanzioni vanno da 100 a 500 euro. La seconda ordinanza sul tavolo del primo cittadino riguarda invece gli orari della musica. Sarà consentita fino alle 2 nelle zone del centro e di Viale Trieste, mentre fino alle 5 in zona Porto, Baia Flaminia e Sottomonte. Il Comune rinnova infine l'invito alla mobilità alternativa verso i luoghi della manifestazione, quindi l'utilizzo di bici e navette. A San Decenzio passeranno ogni 30 minuti dalle 17.45 alle 4. E fervono i preparativi anche per la festa del fritto che si svolgerà dal 3 al 5 luglio a Tombaccia di Fano. Sesto anno consecutivo per la festa del fritto nel quartiere della Tombaccia a Fano. Una 3 giorni dove attorno a questo modo così succulento di gustare il cibo ruotano tanti eventi messi in campo dall'associazione Quedla dal Fium, che organizza come ogni anno l'evento. Innanzitutto i complimenti veramente alla comunità di Tombaccia, a tutti i volontari che da 6 anni stanno organizzando un evento che si è radicato. È un evento del buon umore, dello stare insieme, del fare comunità in tempi in cui tendiamo un po' a disgregarci tutti. Quindi questo è il primo grande merito. Quest'anno tra l'altro l'intelligenza degli organizzatori ha voluto l'ingresso nella Notte Rosa, perché la Notte Rosa è un evento che si sviluppa sulla costa ma anche appena dietro la costa, quindi hanno intitolato il venerdì con la nostra Notte Rosa, la festa del fritto, che è una peculiarità, una tradizione, e quindi arricchisce il programma della Notte Rosa. Si inizia venerdì con la nostra Notte Rosa, un evento rosa nell'evento rosa per eccellenza, che va da Comacchio a Senigallia, tutta improntata sui tanto in voga anni 70, con gli amici del Vespa Club, con musica a tema e abiti d'epoca. Sì, una serata che finisce dato nel programma della Notte Rosa, e noi l'abbiamo fatta nostra proprio perché è una serata particolare, fatta da noi, una serata che vede gli amici del progetto Foresta Nera Mare Blu lì con noi, che ha una dimostrazione di Zumba, una bella serata anni 60 e 70 fatta con gli amici del Vespa Club, una serata per divertirci insieme. Dopodiché andiamo avanti con un programma
programma, che è quello della Festa del Fritto, quindi due palchi. Nel palco principale ci saranno due serate con lo stile del liscio, che piace molto alle persone locali, al circuito degli eventi della Proloco di Fano, e poi un palco secondario dove c'è musica diversa adatta a tutti, quindi chi vuole sentire della musica diversa, davanti all'Arci ci sarà veramente queste belle serate. Poi momenti sportivi con la moto passeggiata il sabato alle 6 e la domenica mattina la gara podistica. Quindi veramente tre serate in cui venire e vedere quella che è la Festa del Fritto. Il protagonista assoluto di tutti e tre i giorni è naturalmente il fritto, proposto in ogni variabile possibile dal catering del ristorante La Perla. Naturalmente pesce, ma anche carne bianca e verdure pastellate, cremini, olive e tanto altro. Insomma, l'apoteosi del gusto. E con la proiezione gratuita del film Banana prende il via lunedì 6 luglio alle ore 21.30 la stagione estiva cinematografica fanese. Le proiezioni si svolgeranno sia all'aperto, alla Corte Sant'Arcangelo, sia al Cinema Politeama. Negli infopoint comunali, hotel, stabilimenti balneari ed esercizi convenzionati saranno disponibili coupon per entrare a biglietto ridotto. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'aperto si svolgeranno al Politeama. Nella galleria Carifano a Palazzo Corbelli invece dal 3 luglio al 10 di settembre verrà allestita una mostra curata da Mario Piazza, che propone una rilettura critica e storiografica dell'attività professionale di Massimo Dolcini. Dolcini fu l'artista che si ricavò un ruolo da apripista per quella che sarebbe stata conosciuta come la grafica di pubblica utilità, espressione di quel particolare momento storico e politico vissuto dalle amministrazioni pubbliche tra il 1971 e il 1989. La mostra verrà inaugurata domani, giovedì 2 luglio, alle ore 19. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale, che torna puntuale domani sera alle 20.30. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.